Ci troviamo presso la Fondazione Honegger RSA e più precisamente presso il Centro Diurno Integrato. Con noi abbiamo il presidente della struttura, Tiziano Vedovati, al quale chiediamo un po' di fare il punto della situazione su questo Centro Diurno Integrato. Allora, il Centro Diurno Integrato è uno degli anelli della rete dei servizi per gli anziani sul territorio e punta a dare un servizio alle famiglie in modo da tenere un livello di qualità della vita degli anziani sufficiente, un livello buono. Quindi da questo punto di vista il lavoro è rivolto prettamente al nostro territorio, alle famiglie che hanno degli anziani con delle difficoltà e nel corso della giornata possono essere questi anziani assistiti e ricoverati presso la nostra struttura. Questo centro diurno integrato, noi come nuova amministrazione puntiamo molto al potenziamento, perché pensiamo che sia un servizio poco conosciuto e mentre invece i nostri ospiti lo apprezzano molto e pensiamo che sia un'opportunità per il territorio, per la nostra gente che può trovare sollievo in questa struttura. Abbiamo con noi il dottor Antonio Cartigiano, che è il direttore sanitario della Fondazione Honegger. Due parole, dottor Cartigiano, per conoscere un po' l'attività in generale di questo centro diurno integrato. Il centro diurno integrato di Albino ha tutte le professionalità formate in modo adeguato a poter supportare tutti i bisogni dei nostri ospiti. E quando parlo personalità e di personale formato intendo medici, fisioterapisti, una caposala, infermiere e due OS dedicate ai bisogni dei nostri ospiti. Oltre a queste professionalità abbiamo anche l'animatrice a supporto di tutte le iniziative ludiche da svolgere all'interno del centro diurno. Cerchiamo di ampliare i nostri numeri, perché ancora non siamo arrivati al top come numeri, dopodiché andremo a migliorare ulteriormente quelle che sono tutte le offerte all'interno del nostro centro diurno integrato.